me somebody. Let's go. Amici di Liguria Web TV, ben ritrovati dopo quasi 4 mesi di assenza. Va bene, questa avventura che è iniziata esattamente un anno fa, ospitando il mondo del calcio, il benganese, il mondo delle arti marziali rappresentati dal Kendo, riprende come una terza stagione, fortunatamente per me, ma anche con il piacere di avere come ospite un caro amico che è già stato presente in alcune puntate delle nostre trasmissioni. Precisamente l'Unione Ciclistica Garlenda, rappresentata dal suo direttore sportivo Santo Calcagno. Più un fratello quasi che un amico, direi, anche perché certo, l'identica passione sportiva che ci accomuna si esprime attraverso discipline diverse, certo, ma comunque tutte quante validissime. L'Unione Ciclistica Garlenda che ha organizzato un menù di gare importante anche per questo 2015 con la punta di diamante che è rappresentata dal trofeo Ilaria del Carretto. Indubbiamente. Vuoi fare un excursum rapido su tutte le gare, una sintesi? Permettimi di dire 2 parole. Certo. Bentornato Stefano. grazie. Bene, sì. Questo è il nostro programma che è cominciato domenica 12 aprile con raduno Moretti Romeo, che abbiamo avuto una buona adesione. Vinto tra l'altro da quel grande Green Pair che è Emiliano dell'Oriente, come al solito. Spero nessuno riesce. Guarda in caso, salita, è l'unico. Dopo la seconda sarà il 31 di maggio, anzi no, scusa, stavo commettendo un errore, il 24 di maggio abbiamo il trofeo Città di Garlenda, nonché memoria Franco Raimondo, un nostro carissimo amico, che purtroppo non c'è più. Ecco, questo raduno è di mountain bike. Bene. Fatto nella nostra pista, meravigliosa pista, nel nostro comune che offre uno spettacolare circuito dove si ci metteranno. Zona veramente ad hoc per questa disciplina. Sì, eh? Sì. Poi sì. Ricordiamo il tratto di Paravene in salita che è quello che fa sempre molta selezione. Santo Dio. Qui abbiamo qualcuno che ne sa qualcosa. Comunque, passiamo al 31 di maggio con lo spettacolare raduno del DLF Memorial Cavalli, con arrivo Madonna della Guardia. Dove in alto, quindi in alto, sarà veramente una faticaccia. C'è un percorso spettacolare. Ti posso dire subito così... Il percorso è Garlenda, Villanova, Albenga, Ceriale, Zuccarello, Inversione, dopodiché Cisano, Cenesi, Bastia, Villanova, Via Agonistica, sì, una Madonna della Guardia. Mamma mia, una bella sfacchinata. Ragazzi, lì è qualcosa di fantascienza. Lasciamo per ultimo il trofeo Ilaria del Carretto, sì, che è il più importante di tutti, e ricordiamo le altre 2 gare che poi chiuderanno la stagione. Esatto, abbiamo i giovanissimi, okay, i miei ragazzini, il 21 di giugno, dove si ci metteranno i più bravi giovanissimi della regione, perché è un raduno regionale, e avremo tutte le società della regione Liguria. Benissimo. Importante happening a livello giovanile. Il 6 di dicembre ci riproponiamo per la terza volta col ciclocross, dove ogni anno aumenta di più la... Ricordo benissimo la collaborazione, la liaison con gli amici qui dell'Axi. Quelli di Quigliano. Infatti, quelli di Quigliano, naturalmente. Sì, anche loro si sono ripetuti quest'anno di nuovo con ciclocross. Benissimo. E non voglio dimenticare l'Axi, perché in collaborazione al ciclocross con gli amici di Genova... Questa federazione che via via ha continuato a avere un peso sempre più specifico nell'economia del nostro ciclismo regionale. Senti, abbiamo giusto 3-4 minuti da spendere, 3 minuti e mezzo, e vorrei concentrarci sul trofeo Ilaria del Carretto, che è un appuntamento importantissimo, imprescindibile. Certamente. Più di una volta, come dicevo in tante occasioni, è servito anche come punti per guadagnarsi una maglia della nazionale amatoriale. Santo cielo. Tanto ricordiamoci la data del trofeo Ilaria del Carretto. La data è sabato 6 giugno, ripeto, sabato 6 giugno per scelta il sabato, perché
così abbiamo la disponibilità di avere, diciamo, un'esclusiva di corridori sia della Liguria che dal Piemonte e altre regioni. Molto spesso sono venuti anche dal Trentino. Sì. Ecco, abbiamo spostato volutamente questa data per dare spazio a tutti, altrimenti la domenica sarebbe stato quasi impossibile avere, diciamo, i migliori della nostra. Lì si partirà da Zuccarello, il bellissimo borgo di Zuccarello, certamente. E l'arrivo sarà in salita, anche in questo caso Zuccarello. E si tratta di una gara dall'altimetria importante, dal percorso altrettanto importante. Vogliamo illustrarlo? C'è una piccola variante quest'anno, ma poca roba. La partenza è sempre turistica da Zuccarello, via agonistico sarà dato fuori Bastia, perché la strada, grazie a Dio, è stata aggiustata bene, è stata asfaltata, e allora possiamo dare un via agonistico. Dobbiamo fare bella figura di fronte a tutto il mondo, perché il 10 maggio qua ad Albenga, c'è la tappa del Giro d'Italia, e la Liguria sarà contraddistinta quest'anno da ben 4 tappe del Giro d'Italia. Quindi le immagini della nostra zona di tutto il mondo presuppongono soprattutto una identità assolutamente positiva del marchio. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, anche Zuccarello si sta preparando con l'esposizione di una bella bici sulla strada, con fiori, e benvenuto al giro. Allora, illustraci rapidamente il percorso. Il percorso è così fatto, ripeto, Zuccarello, via agonistico da Bastia, fuori Bastia, Pogli, taglio corto, Onzo Arnasco, Cisano, fatto tutta la cosa, si scende giù a Cisano. Cisano non si passa più, diciamo, dentro Cisano e si tagliava per la statale, no, si fa cosciente. È una piccola salitella. Ci si arrampica un po' di più. Eh sì, è fastidiosissima, però ho insistito col mio amico Piero Zanganino, che è il presidente federale, che saluto, e quest'anno sono riuscito a convincerlo a fare questa piccola variante, ma molto importante, fastidiosissima. Per chi creerà selezione. Per fare ancora selezione. Perché selezione? Perché l'arrivo in Zuccarello è sempre un po' particolare. Allora preferisco averli sgranati. Comunque, arrivati a Cosciente, Castelbianco, Veravo, ritorno indietro, Martinetto, arrivo a Zuccarello. Così fa. Benissimo. A che ora la partenza? A che ora è presumibile l'arrivo? Alle 14.30 si parte. 2 ore di corsa ed è finito tutto. Benissimo. Anche quest'anno. Non cerchiamo di identificare favoriti, perché abbiamo imparato che, salvo qualche eccezione, è una gara talmente selettiva che un favorito è ovviamente proprio. Non possiamo fare pronostici. Allora, il calendario dunque delle gare ciclistiche dell'Unione Ciclistica Garlenda, punteggiato dalle dichiarazioni del suo direttore sportivo, ovvero l'amico Santo Calcagno, e soprattutto la grande gara, il Trofeo Ilari del Carretto, di sabato 6 giugno. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata, e grazie anche a te, Santo. Grazie a te, Stefano, e grazie a Web TV. Arrivederci. Help me somebody.